dirette fatte e mo vado a casa. Buongiorno ragazzi, bentornati nel nuovo video. Allora, io sono tornata a casa, mi sono fermata dai cinesi a prendere questi due vasi col sottovaso. Io ho preso anche una maracas per Christian per la scuola. Poi ragazzi, ho preso il caffè a me e a mamma, ho preso tonno, pomodori e due ovetti piccolini per i bambini, uno di Lion e un altro di Bing. Niente, è cominciata l'allergia comunque a me con la primavera. Mamma ha fatto un guaio, è caduta la terra. Ma dovevi piantare questi qua, che me l'ha tolti da qua, che avevo un piantone, e mi mette questi. E se fa giù la trinidad? E se ce la metti, toc. E sottovasso piccolino, su chi si teneva? Sulle venite chiudere. C'erano solo questi. Ma oggi è piombo però. Nella presa hanno fatto un mondone di piombari, quello potrebbe essere spiando. Poche neggio fa tutti si piombo. Ma perché si hanno seccato per il foglio? Come se si fosse bruciato, non mi... che ne sa c'è? Dice a me, come andò lei? Dice perché ti è seccato, no? No, mamma mi ha travassato la piantina di basilico, l'ha messa qua. E qui abbiamo messo questi. Che abbiamo ammesso. Abbiamo l'occhio in casa. Perché c'è il sole a mamma. Vincenzo sta facendo un pochino di arte. Un po' di arte, mentre vanno al dopo scuola. Mentre che aspettano l'orario, c'è un bel sole, quindi si è messo qua fuori. Dai, attento, attento a mamma. Jacopo ragazzi è tornato da scuola. Zia Maria è andata a vedere che bella bottiglina che gli ha regalato per bere. E il succo di frutta. Sì. Sì, sì. Yeah, siamo arrivati. Evviva. Io palloncini, piglia. Piglia. Sì, te l'ho messo sotto carica. Vedi mamma cosa ti ha comblaio. Ti piace? Oh, amore, fai vedere cosa ti ho comprato. L'ovetto di Bing piccino. Hai visto? Sei contento? Ha buttato a fare pipì a Chris. Sì, allora pipì lo giro. Dove sei andato a fare il giretto? Siamo scesi. Poi siamo andati a... dove sta quel muretto, come per il garage, però non mi ha aiutato. Laggiù che buio. Poi siamo ritornati e siamo andati dove sta la farmacia, abbiamo fatto oggi, e poi sono venuto da lì, pure portavo la barba. Allora, levatela la mascherina per strada, tanto non c'è nessuno. Allora, noi adesso andiamo prima dei cinesi, che dobbiamo prendere la pellicola per il telefono a Vincenzo. E poi dopo andiamo al negozio per andare a prendere le misure della tunica per la comunione. Mi siete contenti? Mamma mia, Vincenzo, mamma mia. Comunque manco di baciarci, Marata. Che stiamo aspettando Vincenzo? Cristia, cammina. Un servizio fatto, siamo andati dai cinesi. Vincenzo si è messo pellicola e cover, la cover avanti e indietro, quindi secondo me non c'era neanche bisogno di mettere la pellicola, abbiamo sbagliato. Poi siamo andati a prendere le misure. Le misure per la tunica, questo c'è vero, no? Una direzione da Ville. Oh, le cosine di Pasqua, vedi? Che carino. Tutte le cosine di Pasqua. Bello, pure i strofinacci, bello. No, ce ne fotterebbe. Che bello, i miei figli molto felici. 128.
Vedi da panza, vedi, vedi. Ah, zitto. Lascia il vuoto, maestro, il documento. Allora, 90, diciamo 92, un po' di tolleranza, pancino ci sta. Come, non ci sta. 94, No. Ecco, vai. Io vinco. Tu mangi poco. Capito? Io mangio di meno. Lo toglievo questo da maglietta, lo prendiamo meglio. Almeno a me, ok, grazie. Tu invece sei? Che... Cristian. Che bello nome, il nome è Gesù. Allora, 30. Dritto, Cristian. È normale, tu lo cuore, la giovinaglia è così. 44. Dritto, è green. Guarda avanti, così. 108. Ok. Ok, però non c'è bisogno di piccolino. 108. Che bel tiracchiamento, ragazzi. Mamma mia, ci voleva proprio. Oggi è sabato mattina. Me la sto prendendo proprio con molta comodità. Sono già quasi le 10 e qui sul tavolo c'è ancora un casino, ragazzi. Stamattina ne ho approfittato, ho pulita lavatrice e asciugatrice. Mo volevo far fare un lavaggio qui, come si chiama, cura lavatrice igienizzante, non mi ricordo sinceramente dove l'ho presi, forse MD, ma veramente non ricordo, non c'è manco scritto. E mo però vedo un attimo come funziona, come si fa. E quindi insomma devo fare un lavaggio a vuoto di 60 gradi. E niente, mo mi metto appunto a pulire il tutto. E mi sono sistemata pure qua dentro un pochino il mobiletto. Aspetta che sto io davanti. Insomma, ho sistemato un po' così, perché per il momento, ragazzi, ho solamente questo mobile qua. E quindi io mi devo un po' arrangiare con questo mobiletto. Infatti qua dentro ci stanno asciugamani, insomma le varie cosine. Mentre il detersivo, vabbè, ce l'ho in quell'altro mobile. E mo mi finisco di pulire il bagno, poi mi metto a fare una doccia. Devo fare pure lo shampoo, madonna mia, che pizza. Non so se farlo insieme, perché io doccia e shampoo insieme, ragazzi, non mi piace. Anche perché mi porta poi prurito, non lo so, dietro alla schiena, qua davanti. Quindi mo non so un attimo come regolarmi. Questi qua stanno uno con la play, un altro col tablet. E niente, vabbè, finisco. Io ho ancora un casino. Cioè, panni la piegati, so, un bordello. Mo ragazzi, ne approfitto, vado a riempirmi un attimo questo flacconcino con altro aceto e acqua, che mo dopo, già che mi trovo sotto la doccia, do una pulita, perché comunque in questi giorni dopo le docce, siccome durante la settimana non mi metto a, insomma, a pulirla, a farla, e va bene così. Quindi oggi ne approfitto che è sabato e vado a pulire appunto anche la doccia, la cabina e tutto. Ok, fatto, solamente acqua appunto e aceto, ragazzi, vado ad occhio. E ho riempito il mio flacconcino. Questo qua è proprio carino, perché mi piace che è trasparente. L'ho preso dei cinesi, non mi ricordo se ho pagato 1,30 euro, 1,50 euro. Proprio carino, mi piace tanto. Cioè, guardate qua dentro, dentro alla cosa del caffè, quanto calcare. Allora, mo vado semplicemente a svuotare questa qua. Guarda là, va tutto incrostato. Parte il piatto sporco. Ok, mettiamolo qui là. Allora, mo ci metto l'acqua all'interno. Se fate caso, ragazzi, è sporco, ma ve l'ho detto, sto finendo ancora di pulire. Sto cercando di sistemare un po' il casino per tutta casa. Comunque vado a metterci l'acqua. Poi ci metto aceto all'interno. Un bel po' di aceto. Ok, acqua e aceto. E lascio agire. Ecco qua, ho coperto fino a sopra tutto.
E niente, mo vedete queste qua sono tutte macchie di calcarmo, dopo vi faccio vedere che si levano veramente con estrema facilità. E poi con questa acqua qua la facciamo scorrere un pochino, insomma, al posto del solamente acqua. Vabbè, dopo vi mostro il tutto. Comunque, mo lascio agire una mezz'oretta nel frattempo che vado a sistemarmi tutte le altre cose. Ah, finalmente sono rinata. Doccia, shampoo. Mi sta bene il suo colore, però, eh? Bello. No, questo è castano mogano. Bellino. Ah, lucida labbra. No, perché mi sono messa lucida labbra di mamma. Che prese da OBS. È bello, è trasparente. Con ma i brillantini però nei big, ma come c'è sta e dentro ci sta la, il mentolo e quindi sulle labbra è proprio è freddo, è troppo simpatico. Comunque abbiamo mangiato qua a carne in Italia di Capia, gonfia le labbra. Sì, non è che sta scritto extreme plumping estremo comunque questo qua però è bello proprio perché sì, ci sono dei mini brillantini però non si vedono, non si vedono qua. E poi è bello perché all'interno ho letto c'è contiene mentolo con effetto rinfrescante e frizzante, non applicare su pelli sensibili o irritate. E quindi insomma questo è, mi piace, bellino. Non da prese sul suo colore è trasparente. Ah no, rosa, è perché rosa sono sempre trasparenti, trasparente. Comunque niente, mo siamo venuti qua a mangiare da mamma, oggi sono passate le due. Bye. Che poi il tempo mi sono fatta la doccia, il shampoo, passata la piastra e tutto. E mo niente, mo vi portiamo con noi tra poco. Pessia! Guarda la sticapillo, ah! Siamo arrivati. Noi in Italia super contenta. Perché? È contenta, no? Perché? Allora, dai, che il capello. Ma perché è contenta? Perché sì, si va a fare bella. 1, 2, 3 e 4. È stato bel limone. Che bel limone. Oh, ma proprio via tutto qua, spedita, levano. Vai, eh. Oh, gria, mamma. Ma non mi vado a maschile. E vai, eh. Non fa niente, sei piccolo. Arrivati. Basta, basta. Ok, adesso così. Young Machine, vai, no. Creatura. Penso che sì. No, perché mi chiedi se trovo posto. Oh, ma però! Andiamo un po' a vedere ciò. Ma adesso sono andata via. Sì. Allora ragazzi, siamo venuti un attimo qui alla COP. Stasera vado a mangiare da Maria. Stavo dicendo da zia Marianne, da Marianna, mia cognata. Andiamo solamente io, Cristian e Jacopo. E quindi sono venuta qui per prendere qualcosina, insomma, da portare ai miei nipotini e a loro anche per, insomma, per dopo mangiato. Aspettate che c'è un pelino. E poi devo prendere qualcosina per domani. Poi, insomma, nel vlog di domani vedrete. Andiamo a questo ritiro con la CR. I bambini saranno con la CR e noi saremo con il sacerdote. Quindi zia non verrà, però mi porto mamma perché mi scoccia andare da sola. E quindi niente, ma andiamo alla COP così poi andiamo da Marianna. Ma con le signore. A me tu lo metti a fanciullo. Aspetta, Pio! Allora, ecco, mi hanno fatto cadere tutto cosa. Non è già la porta aperta, hanno lasciato. Oh, non ti vedi che sei sul dondolino, si vede tutto buio. Non si vede né gippa lip, però è tutto buio e sto qua. Aspetta, mo piano piano, ecco qua, mi vedete. Lascia Sara, sta. Siamo arrivati da zia Marianna. Oh, ci vedo la busta buona, ci vedo la busta della spesa mia. Oh my god. Com'è la pizza di zia Marianna? Questa l'ha fatta zia Marianna, eh? Questa com'è la pizza di Lagrini?
Siamo Marianne Fornelli. Oh, e voi mangiate, non chiacchierate però. La pizza, forza. Io. Che stai aggiustando? Oh, senti il pompiere, fai vedere. Che ha buttato tu, anzi, il martello? Oh, piano però sul tavolo. Aia. Arrivederci. Ciao amore. Prego. Ma Cristian sei molto fashion. Jacopo, fammi vedere tu. Jacopo, orecchini, collana. No, orecchini no, collana e bracciale. Oh, pure l'occhialino. Ma io sono fashionissimo. Sei fashionissimo. Oh, e anche l'onello. Prego. Yeah, state insieme, a foto non devo mettere niente a zia, guarda qua ci stanno le cose di Giulia. Oh, tu te le sei tolti gli orecchini, zia. Noi siamo a casa da un bel po', qui fanno casino ragazzi, cioè capiscono che toccano a dormire. Prima la coppa ho preso pure questi due pacchi di biscotti, qui ho preparato già la borsa per domani, però per il momento ci ho messo solamente tovaglioli, posate e i panini. Domani andremo a fare questo ritiro con l'ACR. Niente, vado ad andare a lavare la faccia, chi sta fanno sul bordello, ma buscano. No, questa no? Ok. Vado a lavare un attimo la faccia. A proposito, io sto via dalle 4. Sì, fortunatamente le finestre sono chiuse. Perché incroci le dita? Volevo fare yeah. Fortunatamente le finestre sono chiuse. Ma le chiudono però un altro po'. Oggi vado a mettere un pigiama, forza. Allora, che dici? Siamo pronti per dormire o no? Povero pupazzino. Siamo pronti? Già, facciala, già. Già, ci aspetta una lunga esperienza. Già, facciala, già, ma c'è un cafor. No, sì, apposta, sì. Arrivederci. Ciao, ciao. Già, fatevi di là, già, che in mezzo, via, via, via. Comunque, ragazzi, mi sono struccata, ho messo le cremine, tutte le cosine, ma devo solamente mettermi un po' di... solamente un po' di crema alle mani. Tutto sommato sta guarendo. Sì, sì. Pure io. La mano di qua sta guarendo. Pure il pupazzo. Stanno tornando a sostre Gesù benedetto per tutte le donne. Che veramente amerò il benedetto per tutte le donne. Eri Gesù. Te. Aspetta, fammelo sbattere, no? Bebre. E uno. E ciù. E mamma metto io. Niente, ragazzi, ci vediamo domani con un nuovo video. Vi voglio tantissimo bene, bene così. Così. I love you. Ciao cuori.